Mago Diaz e Friends TV presentano Celiaveg, il primo programma di cucina al mondo per celiaci, diabetici, vegetariani, vegani e tutte le intolleranze. Eccoci tornati, ci siamo da Mago. E Alice! Ci ha pensato addirittura per dire il suo nome, comunque. Non c'è problema. Benvenuti a questo ennesimo appuntamento con la cucina quella che va bene per tutti quanti, come abbiamo detto, Celiaveg, per gluten free, per i celiaci, per i vegani, per i vegetariani, per i diabetici e per tutti quelli che hanno qualsiasi tipo di intolleranza. Le nostre ricette vanno bene per... Tutti! Ma proprio? Yeah! E oggi faremo I mocha cookie. Mocha cookie io o mocha cookie tu? Mocha cookie. Mocha cookie. È un po' uno scioglilingua, però Sì, ci si mocha riesce. cookie. Sarebbero i biscotti alla mocha più o meno, qualcosa di questo Sì. genere. Quindi penso che abbia a che fare con il caffè. C'è il caffè dentro? Allora c'è la caffeina, non lo possiamo fare. No, scherziamo! Potete prendere il decaffeinato, potete prendere qualsiasi altro tipo di situazione da inserire all'interno. Quindi partiamo subito. E andiamo a vedere, questo è già il mix preparato perché ormai si prepara da casa, viene da casa proprio col piatto preparato con gli ingredienti. Andiamo a vedere gli ingredienti di questo splendido cookie, mocha cookie. Vai. Che Sono 115 grammi farina d'avena, è questa? un quarto di cucchiaino di baking, che è lievito per dolci, Il lievito del dolce che è senza questo, glutine, quello più bianco. 15 grammi di cacao, Che è questo, nonostante sia 15 grammi, è tantissimo, però sono soltanto 15 grammi. 125 grammi di zucchero di canna bruno. Bruno, mi raccomando che sia bruno di canna. Naturalmente per i diabetici questo zucchero non va bene, potete sostituirlo con il fruttosio Esatto, oppure con il Celiaveg il lattosio. Sugar che voi già conoscete, che è lo zucchero a 0 calorie, quelle che abbiamo solamente noi. Quindi questi sono gli ingredienti. Ok? Ma questi sono ingredienti solidi. Solidi. Poi Poi abbiamo gli ingredienti? abbiamo gli ingredienti liquidi. Perché dopo il solido viene il liquido. Che sono? Sono un cucchiaio grosso Ma da grosso, minestra. eh? Bello grosso di minestra. Un Di caffè molto molto concentrato. concentrato di caffè, praticamente. Poi abbiamo 125 grammi di burro, cioè no, non è Burro proprio burro. margarina, che sarebbe il nostro Batmarg. Il burro margarina è naturalmente Celiaveg. Cosa vuol dire? Che all'interno non c'è olio di palma, che non c'è la soia, che non c'è il latte, cioè praticamente non c'è quasi praticamente niente, ma funziona esattamente come l'olio e come la margarina. E poi, per ultimo, 50 grammi di fiocchi di avena interi, perché così rendono crunchy i nostri mocha cookie. Cosa? Come sono i nostri mocha cookie? Crunchy. Mocha cookie non mi piace come nome, comunque va bene uguale, Allora, facciamo la ricetta. dai. Facciamo la ricetta. Mescoliamo tutte le farine, io le ho unite proprio per questo motivo. Aspetta, aspetta, perché già ho in mente cosa vorresti fare, però in televisione non si può fare. Magari prendiamo la nostra bella cookie tedda, come diceva mia madre. La cookie tedda sarebbe proprio quella che serve, o la ughina, sarebbe questo, come la chiami tu? O Io lo chiamo cucchiaio di legno. cucchiaio di legno, il famoso cucchiaio di legno, che mi ricorda praticamente più il discorso del rugby, perché adesso il rugby italiano più o meno funziona, ma ai tempi c'era il 5 nazioni, che adesso è diventato 6 nazioni perché c'è anche l'Italia, e l'Italia perdeva sempre, quindi chi perde ultimo c'è il cucchiaio di legno. Non c'entra niente con la cucina, però era giusto per perdere un po' di Hai tempo per ragione, l'ho farmi... sentita anch'io questa cosa. Pensa te, ma guarda un po'. E noi, siccome arriviamo sempre ultimi, prendiamo il famoso cucchiaio di Cucchiaio di legno. legno. Ok, mescoliamo così un pochino. Ma è venuto una... Ma come sei brava a mescolare? Sei più brava del nostro Oh, robottino, perché lei lo chiama? sì, però adesso usiamo, un Adesso robottino. non usiamo un robottino, usiamo un mix, un miscelatore, cos'è? Un... Si chiama frusta elettrica. Ma che frusta, ragazzi! Brrr. Bisogna fare attenzione però con la frusta, eh? Andiamo piano Sadomaso, vai! e poi piano piano aggiungiamo i liquidi. Sì, così. Mescolami tutto. Allora, adesso stiamo
inserendo all'interno la Batmarg, il burro margarina, che poi voi potete utilizzare anche la margarina vegetale. Naturalmente, siccome nel 99,9% dei casi c'è anche l'olio di palma, l'olio di colza, in teoria non andrebbe bene, ma voi fate un po' quello che vi pare, metteteci dentro quello che avete in casa, tanto non cambia assolutamente niente. Bene. Guardate, abbiamo inserito, tengo fermo io, abbiamo inserito, cos'era dopo? I fiocchi di avena. I fiocchi di avena adesso, e prima? Il caffè e il Batmarg. Il caffè della Alice e il Batmarg. Sono già fatti. Poi i cookie si fanno così, a palline, un po' schiacciati. Fine. Uno. Attenzione, uno, vai, vai con gli altri. Due. Attenzione perché parte il timer, vedremo in quanti secondi la nostra amica riuscirà a fare tutte le palline. Bene, noi ci vediamo tra pochissimo. Bene, cosa abbiamo fatto oggi? I biscotti mocha cookie. Mocha cookie, biscotti più o meno al caffè. E quindi andiamo a vedere come sono venuti. Sono cotti. Il profumo è spaziale. Ma spaziale, beh? E voilà! Questi ragazzi sono i mocamucci. Mocci, come? Mocha cookie! Mocha cookie, i biscotti alla mocha. Assaggiamo come sono venuti. E ciao. Buonissimi. Ragazzi, vi dico una cosa importantissima. L'avena, naturalmente per le persone celiache, può essere utilizzata perché in realtà è gluten free, soltanto che nei processi di lavorazione o comunque sia di packaging dei prodotti magari viene contaminata e quindi dovete assolutamente prendere l'avena gluten free. L'avena non è importante, è fondamentale per i vegetariani e i vegani perché all'interno ha la lisina. La lisa piccola, la lisina. Questo elemento è fondamentale poi per la creazione degli aminoacidi che poi fanno sì che si creano le proteine. Ah! Bueno, sono studiato stanotte proprio tutto apposta per dirvelo, quindi sappiate che l'avena è importante ed ha un contenuto praticamente di indice glicemico molto molto basso, quindi siamo intorno ai 50. Non è bassissimo, ma è molto basso. Ed è fondamentale perché ha degli zuccheri che si... che non provocano picchi insulinici. Bene, penso che da Mocha Cookie è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Eldiaveg, il primo programma di cucina al mondo per celiaci, diabetici, vegetariani, vegani e tutte le intolleranze.